Eccoci, partita. Allora, aspettiamo che più di qualcuno si possa connettere e poi iniziamo il workout numero 26. Questa quarantena ci sta facendo allenare più di quello che ci allenavamo prima. Allora, intanto invitiamo un po' di persone ad assistere. Intanto, se volete, anche voi invitatele. Così più siamo e meglio è. Allora, vedo che già intanto ho iniziato ad entrare, quindi benvenuto a tutti. Com'è andata la giornata? Allora, ci siamo quasi, vediamo se la diretta è partita anche di qua. Alla presto inizieremo anche con le dirette su Instagram, quindi ricordatevi di aggiungervi sul canale di moveup.fit su Instagram. Ok, ci siamo quasi. Vediamo, ciao Lorenzo, ciao Gianni, ciao Karen. Allora, ok, come sempre scrivetemi se riuscite a vedere bene. Non sento la voce, ecco. Allora fatemi ciao grande Mirta, da quanto tempo, sono contentissimo di vederti. Ciao Alessio, vedo che non demordi, quindi significa che sei pronto a ricominciare anche oggi. Mirta, allenati con noi, anzi io ti invito ufficialmente, visto che sei qui in diretta. Ci sono testimoni, il prossimo workout preparalo perché lo potresti fare tu, E fatemi sapere se si sente bene e si vede bene. Scrivetelo nei commenti, Ciao Ilenia, grande Ilenia. Ok. Allora, qualche altro secondo, così intanto potete finirvi di preparare e iniziamo col riscaldamento. Vi anticipo che domani, essendo sabato, quindi per il momento si vede e si sente tutto. Perfetto, grazie Alessio. E visto che domani è l'ultimo giorno della settimana che facciamo il workout e poi riprendiamo lunedì, faremo un progressivo, quindi tenetevi in forza e tenetevi pronti per domani perché faremo un esperimento, una cosa nuova che fino ad oggi non abbiamo fatto. Quindi mi raccomando, presenti, portate un sacco di amici perché domani ci divertiamo. Allora, visto che siete già entrati in molti, il workout di oggi partiamo col riscaldamento con burpees, jump squat, push up e sit up. Faremo tutto per 10, 8, 6 e 4 senza le pause. Adesso vi faccio vedere i 4 esercizi e poi partiamo, ok? Allora, burpees. Il burpees è questo. Poi jump squat. Ok, poi push up, mi metto di qua, push up e il sit up. Ok, questi sono i 4 esercizi che facciamo per il riscaldamento, poi facciamo il mini circuito. Oggi faremo un mini circuito di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di 7 esercizi. Faremo come l'altra volta 40-20, 50-10 e 60-0 di pausa. Finito questo, un secondo mini circuito, ma più che mini circuito è una bonus track come l'altra volta di un plank, però solo di 5 minuti questa volta. Così poi domani vediamo se, diciamo, come stiamo. Tentiamo gli 8 minuti, ok?
Allora, intanto partiamo con il riscaldamento. Pronti? Via, allora, tutto per 10, senza pause, senza pause, ripartiamo, 8, 6 e 4. Via, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jump squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, push up, 1, 3, 5, 7, 9, 10, sit up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bartis, tutto per 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jump squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sit up, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, tutto per sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, push up, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4. Numero 2, 3, 4. Ok. Ciao Mirko. Ciao, grande Serena, grande. Ti aspettavamo, eh? Allora, riscaldamento andato. Adesso ci prepariamo per il circuito. Quindi un minuto di pausa e partiamo. Per chi non avesse letto il post precedente, messo poco fa, abbiamo deciso di spostare i workout alle 6:30, prima di tutto perché più di qualcuno di voi ce l'ha chiesto, quindi cerchiamo di osservare tutte le richieste, proprio per dare modo a tutti quanti di poter seguire gli allenamenti, e soprattutto perché le giornate si stanno allungando. Adesso sono le 6:15, c'è un sole da paura qui, quindi ci sembrava d'obbligo, insomma, magari allungare un po' le giornate anche noi. Quindi da oggi in poi, ciao Veronica, tutti i workout li faremo alle 6:30. Come avete visto, abbiamo ricominciato anche a mettere dei post di vari contenuti. Il gruppo inizialmente era nato proprio per quello, per dare delle informazioni. Poi, diciamo, dato il periodo, abbiamo deciso anche di allenarci assieme, anche perché era l'unico modo per ognuno di noi per rimanere in forma. E abbiamo deciso di continuare, di lasciarlo a prescindere dal periodo che stiamo vivendo e quello che succederà dopo. Ok? Allora, di oggi gli esercizi sono push up jack, ve lo faccio vedere qua. Partiamo con un push up normalissimo, quando torniamo su avviciniamo le mani, riscendiamo, riavviciniamo, poi plank tocca piede, ve lo faccio vedere tutti i lati, siamo in questa posizione, riavviciniamo la gamba al piede, gamba, piede, gamba, piede, gamba, piede, se di qua siete meglio, gamba, piede, gamba, piede, cerchiamo di stare dritti con la schiena, gamba, piede, gamba, piede, poi frog arts, partiamo sempre dalla stessa posizione, facciamo un salto e facciamo come se fosse un mezzo squat. Ok? Plank, tocca spalla, sempre stessa posizione, e alterniamo, spalla, braccio sinistro, spalla destra, braccio destra, spalla sinistra, mountain climber, quindi le ginocchia si avvicinano al petto, stando sempre in questa posizione, poi Russian crunch. Se avete un peso e volete fare col peso, tanto meglio, è questo. Ok? Altrimenti senza peso, rimanete in equilibrio, gambe ferme e muoviamo il busto. Per ultimo, affondi dietro. Quindi partiamo in questa posizione e scendiamo. Saliamo e scendiamo. Ok? Allora, facciamo minimo 3 giri. Ciao Diana. Facciamo 3 giri. Primo 40 secondi di ripetizioni e 20 di pausa. Il secondo 50 di ripetizioni e 10 di pausa. Terzo giro 60 secondi senza pausa per ogni ripetizione. Per ogni esercizio. Ok? Se siamo pronti, qualche secondo e partiamo. Prepariamo i nostri tempi.
Ci siamo, ragazzi? Ok. 40 secondi di esercizio e 20 di pausa. Ok. Allora, 10 secondi ancora e partiamo. Ciao Andrea, come stai? Noi siamo sempre qui ad aspettarti, quindi quando vuoi sappi che la porta è aperta. Via, pronti? Push up jack, 40 secondi. Se non ce la fate con le gambe distese, fatelo con le ginocchia a terra, Fate sempre lo stesso movimento, ma con le ginocchia a terra. Cercate di farlo rallentato. Farli con una tempistica proprio per evitare di fare ripetizioni che magari altre persone non riescono a raggiungere. Quindi nei 40 secondi non importa quante, l'importante è farle. Ok? Pronti? Via, push up, tocca piedi. No, le panche. Facciamo un movimento unico, ok? Pronti? Via! Altrimenti va bene anche in due tempi, Ok? Plank tocca spalla. Pronti? Via!
2, 1, pausa. Ok, ci prepariamo per l'ultimo esercizio del primo round. Dopodiché ripeteremo tutto, adesso più o meno gli esercizi li abbiamo capiti, li ripetiamo tutti, ma facciamo 50 secondi di ripetizione e 10 di pausa. Pronti? Via, fondi dietro. Prepariamo il secondo. Ne abbiamo saltato uno. Vabbè, facciamo dopo. Allora, ci prepariamo il secondo giro. 50-10. Ok, ricordatevi di scrivere sempre nei commenti come sta andando, se vi piace, se vi è piaciuto quello scorso, se avete dei consigli da darci per degli esercizi che magari vi piace fare di più da poter inserire nei workout. Io rinnovo sempre l'invito ad ognuno di voi ad essere i protagonisti per un giorno dei nostri workout, quindi se volete condividere con noi il vostro workout, la vostra routine, fatelo insieme a noi, vi diamo la possibilità di fare voi una live e farci allenare e quindi allenarci tutti insieme. Ok, quindi scrivetelo se volete nei commenti, scriveteci in privato, perché l'importante è condividere insieme a noi le vostre passioni. Ok, pronti? Via, 50-10. Grande Fabio. Pronti? Via. Vi ricordo che potete farlo anche in due tempi, eh? Ok? O in contemporanea o in due tempi.
pausa. Franck, tocca spalla. Fabio, sei tu il numero uno. Manda foto di quando fai il workout. Pronti? Via. Prossimo, mountain climber. Grande indianina, appena vuoi dacci news. Mountain climber. Ciao Sabri, grande! Via, fondi dietro! Secondo andato. Sabri, come stai? Secondo round andato. Ci prepariamo per il terzo. Intanto sistemo i secondi. E sono 60 senza pausa. Ci prendiamo un minuto di pausa e ripartiamo.
Ragazzi, grazie ancora per tutto lo sforzo che state facendo per far crescere il gruppo, perché siamo arrivati, credo, quasi a 450 iscritti. E questo è veramente solo merito vostro, perché io vedo che giornalmente aggiungete amici, e questo ci fa un piacere infinito, perché significa che stiamo tutti assieme, stiamo facendo qualcosa che fa bene a noi stessi e fa bene agli altri. Quindi grazie ancora, continuate ad aggiungere tantissimi altri amici, l'obiettivo è arrivare a 1000 iscritti all'interno del gruppo. Quindi prepariamoci per il terzo round, a dopo. Pronti? 3, 2, 1, via! 60 secondi! Push up jack! Ricordate che potete farlo sempre con le ginocchia a terra, busto in avanti, scendete, risalite, scendete e risalite.
sbaglio. Ops. Mountain climber. Partite, eh? Via. Terzo round, anche il terzo round giunge al termine. Allora, Loris, allora Loris, ciao, ci fa molto piacere che fai parte del gruppo e quello che hai scritto, però questo gruppo nasce per tutt'altro, quindi non scrivere per favore nei commenti degli allenamenti cose che non riguardano gli allenamenti. Ci fa piacere, fai benissimo il tuo lavoro, soprattutto in questo periodo. Ci fa piacere, ti ripeto, che sei nel gruppo, però altrimenti diventa il caos all'interno di questo gruppo. Quindi possibilmente nessun tipo di pubblicità, ok? Grazie infinite, spero che tu possa comprendere la nostra risposta. Allora, terzo round andato, spero che vi sia piaciuto. Pensavo di averlo fatto leggermente più soft, in previsione di quello che accadrà domani, che sarà sicuramente più pesante. E invece è stato stancante da morire anche questo. Allora, adesso facciamo un po' di stretching.
Dopodiché ci salutiamo, ma per chi vuole rimanere facciamo un bonus track di 5 minuti, solo 5 minuti di plank. Non serve assolutamente farlo senza pause, se volete prendetevi una pausa anche dopo 30 secondi, fatelo 5 minuti, ripetizione 30 secondi, non importa. L'importante è cominciare a prendere familiarità con questo tipo di esercizio, perché è un esercizio fondamentale, è un, praticamente un total body, perché riusciamo a sfruttare quasi tutti i muscoli del nostro corpo. È un esercizio che parte tutto dalla testa, quindi è importantissimo sotto ogni punto di vista. Facciamo un po' di stretching e poi 5 minuti di plank. E domani puntiamo agli 8 consecutivi. Pronti? Via, sciogliamo un po' le spalle. Braccio destro verso sinistra. Braccio sinistra verso destra. Portiamo il braccio destro dietro la schiena, mettendo la mano tra le scapole. Cambio il braccio. Andiamo giù con la schiena, appoggiamo le mani a terra, cerchiamo di tenere le gambe ben distese, arriviamo fino a dove possiamo, cerchiamo di spingerci sempre un pochino oltre, sentiamo la tensione nella parte interna delle gambe, piano piano torniamo su, ci accosciamo, piano piano saliamo, per ultimo spalle e testa. Facciamo un respiro profondo, più incameriamo più aria che possiamo. Quando la buttiamo fuori le brutte notizie, tutto ciò che non ci è piaciuto durante la giornata, le rotture di scatole del capo e veramente tutto ciò che noi non desideriamo più lo buttiamo via. Cominciamo a pensare e a mettere qui tutto ciò che ci piace, tutto ciò che vogliamo ricevere. Più lo pensiamo e più quello arriva, ok? Pronti? Allora ragazzi, per me è stato veramente ancora una volta un piacere infinito. Spero vi sia piaciuto. Vi chiedo cortesemente sempre di lasciarci un feedback, di invitare sempre più amici, perché la crescita di questo gruppo dipende solo esclusivamente da voi, da noi e da tutti messi assieme. Ad oggi vi posso dire semplicemente grazie per tutto il lavoro straordinario che avete fatto. Per noi è un piacere condividere la nostra passione, perché per noi è realmente solo una passione, non è un nostro lavoro. Ci sono all'interno del gruppo dei professionisti
che tengono le lezioni. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è una passione che mettiamo a disposizione di tutti, è uno spazio per stare in compagnia, per condividere un po' di tempo insieme, visto che dobbiamo stare dentro casa. Quindi io vi saluto, chi vuole può rimanere altri 5 minuti per un plank di 5 minuti, per tutti gli altri un buon aperitivo, una buona cena e una buona serata. Un minuto e partiamo con il plank. Allora, l'altro ieri abbiamo raggiunto i 7 minuti e mezzo di plank, oggi abbassiamo un pochettino per risalire domani e tentare gli 8 minuti. Quindi chi volesse, domani dopo un circuito che sarà completamente diverso dal solito perché faremo un progressivo, tentiamo gli 8 minuti. Pronti? Se siamo pronti, 3, 2, 1. Calcolate che alla fine della canzone saranno passati 4 minuti. Oh, porca miseria, un secondo. Sì, eccolo. Pronti? Via, da adesso. Thank you.
titolo a fare letra, perché il tempo non aspetta e non arretra, nessuna pietà, non vengo per nessun bottino in questa terra di banditi, i giorni hanno ammazzato pure i più astuti, brutto raffiti del cuore, sfido la pressione, vivendo in fretta questo tempo e cancellando il nome, perché la sfida con la vita è in mezzo alle persone, e conta quello che hai lasciato, ho capito come, vivendo e consumando per perduto le mie tracce, gli estranei indifferenti nelle loro facce, col freddo della vita che toglie il respiro, ho costruito un bunker per arrivare al mattino, vivo, certe volte sulle punte per vedere lontano, altre volte piedi a terra per quello che amo, e se tutto fosse in vano, cielo come c'è qui dentro il labirinto con un'ascia in mano, nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto, e chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, e sì, nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto, e chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Siamo quasi a 4 minuti, eh? Ci siamo quasi, dai, dai, che oggi è facile, oggi è semplice. Scrivete nei commenti se avete indovinato qual è la canzone e chi è il gruppo. 60 secondi alla fine. Ultimi 30 secondi. To fly a rocket ship, you need to be an optimist. 10. No astronaut launches through space with their fingers crossed. That's not how we deal with risk. 3, 2, 1, fine. What I learned from 21 years as an astronaut is that 5 minuti sono stati abbastanza semplici oggi, dai. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto di peggio. Ciao Diego, grande, come stai? Allora, workout finito, 5 minuti di plank finiti. La sudata oggi ce la siamo fatta. Secondo. Sulla lamiera come ci capisci, fango sopra il tuo perché. Quando qualche cosa c'è, sbranano, sputtanano ogni cosa e la ridicolo. Wow. Siamo andati alla grande anche oggi. Domani vi rinnovo l'invito, ore 18:30. Un circuito diverso dal solito, perché faremo un progressivo e tenteremo gli 8 minuti consecutivi di plank. Quindi rimanete sempre con noi, rimanete connessi. E come diceva prima, chi si ferma è perduto, ok? Quindi grazie, grazie ancora. Ci vediamo domani, ore 18:30, e vi auguro un buon aperitivo, una buona cena e una buona serata. Grazie ancora, ciao!